voce il vecchio sussurrone. Resta a me con po' clarina. Mondo, e della bussola, non so che fare, non so che fare.
Ma signore, questa lettera la portò un marinaro che viene dalle colonie. Ed io sto appunto esaminando quant'è la distanza dalle colonie a noi. Vediamo. Ah, è sua del mio corrispondente coloniale. Qualche altra commissione originale, se sapessi. Clarina. Come, come? Egli stesso in persona! Oh, che fortuna! Presto, l'affare è fatto! Quasi indovino! E chi? Ha diventato matto! Norton! L'amico è qui, sbarca a momenti! Mi scrive dal vascello egli in persona! Vuol trattare il negozio, veder la mercanzia! Ma proprio! Presto, Clarina! V'apri l'appartamento che guarda sul giardin! Tutto sia lesto! Senti! Dio alla mia figlia che si metta un abito da festa, va! Isacchetto, la mia carrozza bella! Salomone, l'abito da visite! Lorenzo, per uno o due di più, cresci tre piatti! Bisogna farsi onore con un uomo così particolare, grande e leale! Norton, è vero? Sì, un vero originale! E la lettera avuta l'altro giorno, Che ingenuità, che sentimenti, che buona fede! È un vero e raro tratto della semplicità del secol d'oro che in questa cod di ferro più sorprende né più si trova. E come la si intende? Par che ne dubitate? Ma sentite, l'ho letta mille volte e la ritrovo sempre d'uno stile raro affatto nuovo. Signore, eccetera, ho risoluto di formare una compagnia matrimoniale. Qui non c'è ditta che mi convenga. Perciò, sul primo vascello che partirà per queste colonie, speditemi una moglie delle seguenti forme e qualità. Ah, che intavolamento! Sorprendente! E questo ancora è niente! Qualunque sia la dote non serve. Sia d'estrazione onesta, non passi i 30 anni. Pasta dolce, colore omogeneo e senza minima macchia nella reputazione. Item di temperamento sano e robusto, per resistere ai colpi di mare e alla forza del clima, perché non vorrei restarne senza, appena acquistata, e ricorrere a nuova provvista. Si può sentir di peggio? Ah, che esattezza! Vè che precisione! Ma il miglior capo è poi la conclusione! Arrivandomi ben condizionata, come sopra, con la presente lettera per marca o con copia legalizzata a scanso d'equivoco, io mi impegno di fare onore alla firma e sposare chi la presenterà a due giorni data o d'anco a vista come meglio, e salutandovi addio, io Sluk del Canada. E voi dunque pensavate di servirlo? Anzi, l'ho già servito e appena arriva gli faccio presentare la cambiale dalla mia stessa figlia. Da Miss Fanny? Da lei! Che meraviglia! E se non le piacesse? Deve piacerle, oh sì! Ma se la avesse... Cosa davvero? Ma voi mi seccate! Sempre in contraddizione! Basta! Andate! E il nuovo computista? Non l'ho ancora stabilito. Fate presto, avrei molto da fare in questi giorni. Ah, che non vedo l'ora ad abbracciare il mio caro americano. Oh, che raro consorte tocca a mia figlia. Oh, che piacere, che sorte. Povera Miss Fanny. Ma spero ancora che il caro americano avrà d'Europa fatto il viaggio in vano.
troviamo. Fra pochi giorni arriverà mio zio, tutto m'aspetto dall'amor suo per me. Ma quest'uomo che oggi attende mio padre, certi suoi equivoci discorsi. E quando noi siamo d'accordo. Avete voi veduto il signor Bill? Non ancora. Così è avvenuto? Perché così agitato? Brutte nuove, però non vi smarrite. Voi siete fatta sposa. Oddio! Che dite? Ma come? E che costui? Egli è... Leggete il contratto nuziale e poi ridete! Come se Miss fosse una balla di mercanzia. Ma questa volta sbaglia la sua speculazione. Non posso ancora credere che mio padre arrivi a questo segno a sacrificarmi. Presto, presto! Ah, che lui si vede! Pronti tutti? Che far? Norton fanni qua ogni un. Chi siete voi? Che fate? Che volete? In questa casa? Con qual fin? Con qual vista? Egli, signore. È il nuovo computista. Troppo giovane, poi troppo moderno. Peggio per il suo carattere. Sono pronto a uniformarmi agli usi vostri. Bravo. Ho una fisionomia che non c'è male. Norton vi istruirà. Respiro. Intanto, tieni, mia figlia cara. Tra momenti arriverà. Persona forastiera. Gli farai buona ciera. E gli darai queste lettere. E chi è? Ma io? Ma poi? La tua fortuna è fatta. Ah, la carrozza! Egli è qua! Vuoi incontrarlo, servitori, abbasso! Qua, su, fuori, lo vedete! Fanny, allegra! Oh, sofferenza! Prudenza! Lascia operare a me! Ma che fate? Fidati un cor che t'ama e lo vedrà! Come va a diventare? Come va a diventare?
saluto, bacio e abbraccio. Lo stesso cordialmente, lo stesso con le signore io faccio. Come? Non s'usa forse le donne qui abbracciar? Non s'usa, non s'usa, ohimè, che usanza incomoda. Che brutto conversar, ohimè, che usanza. Leggete e lo saprete.
concisa. Oh, brava! Io sono in convulsione! Ma bravo, serto mia! Bravo, Benone! Mi fareste la grazia d'avvicinarvi un po'? Così, sto bene! Ma non io quanto basta! E quegli occhietti sempre bassi! Decenza! Vuole a dirlo? E sic dunque, saprete già quello che contengono queste lettere! No! No! Non ci scatta un accento di più! Dunque ascoltate, c'è qualche cosa anche per voi! Spicciate! Signor Sluk, v'abbiamo provveduto la moglie dell'età, qualità, condizioni ricercate con tutti gli attestati. Essa è l'unica nostra figlia Fanny che vi esibirà la presente col confronto e contrassegno della vostra. Pagate a lei dunque a vista 2 giorni data come di vostro comodo i debiti e obbligazioni che avete incontrati. In fede, Tobia Mill. Che avvilimento! Ebbene, cosa ne dite? Ah, qui ci vuole coraggio! E voi cosa pensate? Fare onore alla firma! Ah, non lo fate! Ed anzi, rinunziate alla vostra cambiale! Perché? Perché non sono mercanzia per voi! Ne vi può far onore! Anzi, non vi di mai, capo migliore! Lasciamo questi ma!
c'entra lei? Dica un poco i fatti miei. Che c'entra lei? Dica un poco i fatti miei. Perché molto mi interessa, e per voi, per me, me lo interessa. Ah, questa è una mercanzia, di mia tutta proprietà. Quando mi piace, non mi fa, e rando, e dovrà, e rando, e resterà. Mai a voi se gli parlate, mai a voi se gli parlate. Thank you.
eccolo appunto, pare pensieroso. Ehi, di grazia, signore, bramerei di parlare a Ser Tobia. Io credo che ora in casa egli non sia. Ma di grazia, signore, avete già concluso? Conoscete voi bene il capital che acquisterete? Credo già di conoscerlo. Siate cauto. Perché? Potrebbe darsi che fosse ipotecato. Ipotecato? Ma in parola d'onore, non ne fate alcun motto. Addio, signore. Ipotecato? Diavolo, madama con la decenza, ma che vuol cavarmi gli occhi? E il dolce amico che mi prega e vuol pungermi le vene. In qual razza di mondo sono mai giunto? Dov'è? Quest'altro viene in un buon punto. Caro amico, lasciate che io m'abbracci. Abbiamo buone nuove. Buonissime. Oh, che gusto. Sì che dunque l'affare. Ma meraviglia. Che piacere. E mia figlia? Oh, bella assai. L'età? Giusto. E le maniere? Obbliganti. Oh, che consolazione. Bacia, bacia. E per le proporzioni? Fatte apposta. Temperamento? Quel che ci vuole. Dunque, ella è vostra sposa. Tutto confronta agli ordini del foglio. C'è una difficoltà. Che? Non la voglio. Oh, diavolo, dunque non vi piace? Anzi, molto. E perché non la sposate? Se fossi pazzo. Mi son cari gli occhi, madame la decenza americana. Gli piace e non la vuole? Cospettone! Ma almeno la ragione, o peggio, il dolce amico mi punge allora le vene. Io butta fuoco. Butta pur. O alle corte, o sposarla, o parlar. Né l'un, né l'altro. Dunque, non vi scaldate. Flemma. La sposerete. La sposerei. Ma. Ma. Flemma. Quel ma vuol dir che c'è una gran difficoltà. Signora Flemma.
Sì, io l'ho pregato con sì buona maniera,
lui. Povero uomo, io lo credo ben pentito. Ei prenderà sicuro altro partito. Oh, sì, io divento tua. Speriamo. Bravi, bravi. Serva sua. Servitore. Servo. Anch'io. Posso chiedere un favore? Che occorre? Cercate. Dite, in prima, ognun qui mi vol l'orto. Sono sicuro un quarto d'ora dalle vostre mani. Voi non siete già in mezzo ad americani. Lo so, un americano non avria minacciata in propria casa a un ospite la vita. Che rimprovere questo? Io sono stordita. Ma lasciamo da parte, si fate gentilezze. Madamina, voi che senza saper qual colpa io abbia mi faceste quel dolce complimento. Qual morte deve essere la mia? Io non bravo la morte a chi che sia. Oh, ma poco fa vi ricordate. Allora vi parlava una morte disperata. Oh, e dunque ver che siete ipotecata? Ma... E l'acquirente... Ora capisco bene perché voleva pungermi le vene. Ha trasportato dalla gelosia. Grazie a Cecostei. Ma andiamo avanti. E perché presentarmi la cambiale? Sforzata da mio padre. Ma che paese è questo? Anche i padri che sforzano le figlie. E il vostro sa che amate il dolce amico? Non ardire, non parlarmi di finora. La mia fortuna è troppo disuguale al ricco stato suo. Non c'è altro mai. Che mai pensa? Che fa? Ragazzi miei, venite qua, sentite. Io cercavo una moglie calcolando che mi fruttasse redi. Dopo quello che in materia di donne ho visto inteso, me ne passò la voglia. Nonostante, miss, voi mi siete cara. Quel giovine mi piace e compatisco di voi l'età e l'amore. Io son ricco e vuo farvi felici. Ecco, io vi cedo e giro la cambiale. Il vostro nome... Edoardo Milford. E per me all'ordine suo proprio del Sir Edoardo Milford Slug. Per dritto, miss, è vostra data al punto. Distituirvi erede mio, prometto. Ammazzatemi adesso, io ve lo permetto. Ma signor, la mia gioia, la mia riconoscenza! La sorpresa, il contento! Basta, basta! Tacete! Thank you.
Camminando il cuore
si scolora, si scolora. Per la spada, e non risponde, riparate, si confonde, corpo di non alterate, già vi infilzo, no, aspettate, non c'è scampo, aiuto, no. Ai, son morto! È morto è già! L'ho passato parte a parte, l'ho passato parte a parte! Quanto sangue! Vai di brutto morto! Ti stampare! Guardarla e poi lo so che è un buon boccone.
instabile ego di farmi pagare. Questa è un'insolenza, abbiate pazienza, abbiate pazienza. Ehi, Norton, quell'uomo ha vista spicciate. Vuole essere graziosa. Incassato al fondo non posso trovare. Ma diavolo, e come? Che somma? Vedete, che vedo, che sento, questo è un tradimento. Si tutti mi tradiemi, uniti voi siete. Resto in convento, mi dove indicar. Papà! Io ritiro. Sortite, almeno. Ma fefe! Guarda! Finite, tu, lei, voi, quelle, l'altra, voglio un castigar, voglio un castigar. Giudizio, bel negozio, bene andrà.